Dopo la lunga recessione, gli indicatori dell'economia italiana sono tornati a mostrare un segno positivo. Anche il numero degli occupati è cresciuto. Poc'anzi il ministro Poletti ne ha ricordato i numeri. A riprova della vitalità del nostro tessuto imprenditoriale e sociale. Disoccupazione no e inoccupazione, tuttavia, rimangono ancora troppo elevati, anche a confronto con gli altri paesi europei. La nostra comunità non può accettare e non potrà sopportare a lungo che i lavoratori attivi in Italia restino una percentuale bassa e che la disoccupazione giovanile, particolarmente nel meridione, raggiunga picchi così elevati. Tutti dobbiamo sentire il compito di far di più.